Ed eccoci qua, ben ritrovati ancora una volta. Questo è il momento della merenda o anche il momento di metà colazione, metà mattina appunto, per uno snack. E quello che vi proponiamo è un estratto. Andremo a fare questo estratto di frutta, ottimo in tutte le stagioni, ma soprattutto nella stagione estiva: melone, arancia e pesche. Iniziamo a tagliare le fettine di melone. Il melone, così ricco di potassio, di magnesio, di tanti altri sali minerali, di rame, di zinco, fosforo, calcio e anche vitamina A, insomma, sembra che il melone sia stato importato dall'Asia e poi è stato introdotto anche in tutta Europa e anche qui da noi in Italia, insieme all'anguria, il frutto estivo per eccellenza, seguito poi in questi ultimi anni dalla frutta tropicale che va per la grande come l'avocado, il mango, la papaya, si sposa molto bene anche con delle macedonie e alcuni lo usano anche per dei primi piatti, non solo prosciutto e melone che tutti conosciamo molto bene, ma anche per dei risotti, quindi anche per un primo piatto, oppure abbinato con il pesce, l'insalata di melone e gamberetti è quella tra le più conosciute di tutte. Dopo aver così tagliato il melone, adesso Ricca inizia a separarlo dalla buccia. Iniziamo a tagliare anche le pesche. Sempre per quanto riguarda il melone, c'è da dire in particolare che protegge dall'attività nociva dei radicali liberi, inoltre va bene per la circolazione, protegge la vista, questa è una delle tante altre proprietà. Va bene alla circolazione sanguigna, protegge anche dall'ictus, inoltre favorisce anche la prevenzione dei virus intestinali, insomma, quindi ecco, mangiate la frutta, mangiate il melone a volontà e si può mangiare in tutte le forme possibili, macedonie, estratti, centrifugati. Per quanto riguarda la pesca, possiamo dire che è ricostituente, depurativa e anche lei combatte i radicali liberi, poi antitumorale, è importante per il sistema immunitario e inoltre la pesca fa bene per la pressione sanguigna, protegge anch'essa gli occhi, è il frutto della pesca, proprietà digestive, fa bene per il colesterolo e insomma ecco, è un mix in esplosione di bontà e di salute, quello che abbiamo fatto oggi. Ce lo andiamo a gustare anche con questa bella cannuccia, che fa parte di quelle cannucce con le quali certe volte creiamo anche, gigantesche queste cannucce, noi le abbiamo tagliate, il nostro frullato di melone, arancia e pesca. Niente, è un'ottima idea non solo per una merenda, per una seconda colazione, anche per un cocktail, se volete farlo alcolico potete anche aggiungere, non so, del martini dentro dello spumante, oppure gustarlo così appunto per un aperitivo. Like se vi è piaciuta questa video ricetta, io vi ringrazio per averci seguito anche questa volta, vi mando uno smack e vi aspetto alla prossima.